Siamo veramente certi che ci sia ancora spazio là fuori per uno sparatutto come Battlefield, così profondamente vintage? L'atto di ribellione di DICE è evidente, perché al netto di una modalità che strizza l'occhio al mondo dei Battle Royale, Battlefield 2042 rimane saldamente ancorato ai suoi valori, a quell'anima sandbox che ha fatto innamorare milioni di giocatori di tutto il mondo fra le sabbie di El Alamein, i grattacieli di Shanghai e le acque dei canali di Noshar. Finalmente abbiamo potuto esplorare la versione finale di Battlefield 2042, titolo che non vedevamo l'ora di mettere alla prova in seguito alle incertezze tecniche della recente beta. Abbiamo affondato i nostri piedi nel fango della battaglia di All Out Warfare, organizzato letali imboscate in Hazard Zone e partecipato a divertenti crossover nella modalità Portal, solo per potervi raccontare tutto, ma davvero tutto, di un titolo che sebbene sappia di giocare con l'handicap rispetto ai suoi concorrenti, punta a dominare il mercato degli sparatutto di questo intenso ultimo trimestre del 2021. La batteria di modalità presente in Battlefield 2042 è semplicemente impressionante, specialmente dal momento che ciascuna di esse è in grado di regalare un'esperienza agli antipodi rispetto alle altre. Quella che rappresenta senza dubbio il cuore pulsante del titolo dello studio svedese è All Out Warfare, che racchiude le storiche modalità conquista e sfondamento, alla quale è riservato il compito di conservare e tramandare quel feeling particolare, quasi cinematografico, che solo un Battlefield può concedere. Sebbene sia assente una campagna in giocatore singolo, All Out Warfare si basa su un setting narrativo abbastanza convincente che fornisce un contesto ai violentissimi scontri che ci troveremo a vivere in Battlefield 2042. Tra circa 20 anni, la carenza di risorse e l'inasprirsi delle condizioni meteorologiche a seguito del riscaldamento globale porteranno la maggior parte degli stati nazionali a fallire e a lasciare senza una vera e propria patria miliardi di uomini e donne pronti a combattere per il miglior offerente. La battaglia per il controllo del mondo fra le grandi superpotenze sarà quindi combattuta solamente da mercenari, ed è proprio a questo nuovo quadro narrativo che possiamo attribuire forse la più grande novità di Battlefield 2042. Le classi tradizionali dei vecchi Battlefield vengono infatti superate definitivamente e lasciano il posto a un sistema di specialisti non molto diverso da quello presente in altri shooter di successo sul mercato. Gli specialisti, 10 in totale, non hanno alcun vincolo sull'equipaggiamento e sulle armi che possono portare in battaglia, ma ciascuno è dotato di abilità e perk unici che hanno un impatto considerevole sul gameplay di ogni personaggio. McKay, ad esempio, può sfruttare un rampino che gli conferisce una mobilità senza pari sul campo, mentre le capacità difensive di Irish e Dozer si tradurranno in uno stile di gioco totalmente diverso da quello dei colleghi. La cosa importante è che ognuno di essi può impugnare liberamente una delle 22 armi che compongono la weapon list di questo capitolo, per poi abbinarla a uno di quei gadget che un tempo erano riservati a specifiche classi. Nulla ci impedirà quindi di selezionare Casper, lo scout del gruppo che dalla sua ha un drone in grado di marcare i nemici in una determinata area, per equipaggiarlo con un fucile a pompa e una scorta di esplosivi, o ancora con delle cure e una sacca di munizioni. Che si tratti di hackerare i dispositivi nemici o di vedere gli avversari attraverso le pareti, di posizionare coperture antiproiettile o torrette pesanti anti-uomo, le abilità uniche degli specialisti ci sono sembrate ben congeniate, al punto che spesso è stato davvero complicato scegliere con quale di questi scendere in campo. Imparare a conoscere gli specialisti e scegliere il proprio personaggio preferito sarà uno dei piaceri offerti da Battlefield 2042, e in questo senso siamo felici di non rimpiangere affatto il vecchio sistema di classi che forse aveva fatto il suo tempo. Un'altra importante innovazione che fa il suo esordio con questo capitolo è il nuovo sistema di meteo dinamico, che potrà portare alla formazione di catastrofici eventi atmosferici nel bel mezzo di una partita. Questo nuovo impianto non elabora solo grandi eventi scriptati in stile L'Evolution, ma vuole più che altro trasferire al giocatore un senso di autenticità, di mondo dinamico in costante evoluzione. Non vi troverete ad affrontare in ogni partita drammatici disastri meteorologici, ma capiterà di frequente che una giornata serena venga interrotta da un violento temporale o che la visibilità generale venga ridotta dall'alzarsi di una tempesta di sabbia. Se siete sfortunati, un colossale tornado finirà col devastare l'intera mappa, stravolgendo l'andamento del match grazie alla sua potenza distruttiva.
DICE si è mossa bene nel rinnovare i canoni di conquista e sfondamento, anche se la vera punta di diamante di All Out Warfare è rappresentata dalle mappe di Battlefield 2042, dei gioielli di level design che hanno saputo stregarci per tutta la durata della recensione. Le ambientazioni del nuovo capitolo sono 7 e hanno evidentemente goduto del passaggio ai 128 giocatori su console next gen e PC. Questo cambiamento ha motivato lo studio a realizzare non solo ambientazioni molto più ampie, ma che fossero inoltre ricche di aree più piccole e dense di obiettivi, attorno ai quali si concentrano gli scontri a fuoco più violenti. Quel che colpisce è la varietà di situazioni di combattimento offerta dalle nuove mappe, che oltre a essere realizzate magnificamente dal punto di vista del level design, sono incredibili anche per quel che riguarda il colpo d'occhio offerto dai panorami. La più bella è sicuramente Hourglass, ambientata in una doha ricoperta dal deserto e avvolta in una tempesta di sabbia che rende ancora più brillanti i neon dei ricchi grattacieli cittadini. Ecco come vanno le partite. Con la nostra squadra avevamo appena conquistato una zona particolarmente aperta e priva di edifici, e scegliendo il prossimo bersaglio ci siamo accorti che gli obiettivi dello stadio di Doha erano finiti tutti in mano al nemico. Abbiamo richiesto in fretta un piccolo mezzo d'assalto col nuovo sistema di supporto che permette di ottenere veicoli e altri potenziamenti in qualsiasi luogo della mappa. Abbiamo modificato gli accessori alle armi grazie all'editor in tempo reale, ci siamo diretti all'interno dell'edificio e lì è cominciata tutta un'altra partita, fatta di combattimenti a corto raggio e sparatorie ravvicinate. È altrettanto vero che sono stati diversi gli elementi del gameplay relativo alle armi che non ci hanno saputo convincere a fondo. Il gameplay del gioco funziona, non abbiamo sofferto in alcun modo il passaggio a un sistema di movimento sicuramente più fluido, il time to kill è ridotto rispetto al passato, ma solo di qualche frazione di secondo, mentre il comportamento delle bocche di fuoco poteva essere riprodotto con maggiore cura. È difficile trovare un titolo che riesca a eguagliare Modern Warfare sul campo delle animazioni di fuoco, ma ci aspettavamo sicuramente di più da DICE, considerando come in uno shooter, di solito, le armi siano abbastanza importanti. È stata rivolta poca attenzione al pool delle armi e successivamente all'editor degli accessori, che è forse il peggiore della storia recente della serie di Battlefield. Le armi sono a malapena 22 e tra esse troviamo un solo tipo di pistola semiautomatica, 4 soli fucili d'assalto, 4 mitragliette e 2 fucili a pompa. Quest'inversione di tendenza è sintomo del fatto che adesso l'equipaggiamento non è vincolato alle classi, ma la presenza di così poche armi, anche molto simili fra loro in termini di comportamento e ruolo sul campo, ha rappresentato una brutta delusione. L'editor è stato costruito con una buona dose di superficialità. Le armi, ma non tutte, hanno solo 4 slot per gli accessori e gli interventi alla canna, al caricatore, al mirino e al sottocanna non si traducono in delle concrete modifiche a livello estetico sul corpo del fucile. E quando un Call of Duty ha un editor delle armi più profondo e curato rispetto a un Battlefield, significa che qualcosa è andato storto. Malgrado i rimpianti, All Out Warfare promette in ogni caso di tenere impegnati i giocatori per tanto tempo e fa specie essere arrivati a questo punto della recensione avendovi parlato solo di una delle tre modalità del gioco finale. La seconda, quella che sicuramente è la più interessante del pacchetto, è Hazard Zone, una sorta di battle royale a 32 giocatori che fonde PvE e PvP, ambientata nelle stesse mappe di conquista e sfondamento. In Hazard Zone dovremo ottenere il maggior numero di data drives da una manciata di satelliti caduti, combattere con le altre squadre anche loro alla ricerca della risorsa, raggiungere uno dei due punti di estrazione per ogni partita e fuggire col bottino, ottenendo preziosa valuta con cui potenziare gli specialisti per il round successivo. La modalità verte sul gioco di squadra e sulla tattica, ma anche sulle decisioni che un team prende nel cuore dell'azione. Avrete dei data drives, un'estrazione a breve distanza e una concreta possibilità di farcela, ma vicino a voi c'è un satellite protetto solo da un piccolo manipolo di NPC. Mancare la prima estrazione vi costringerà a combattere per non perdere anche la seconda, ma accumulare un maggior numero di data drives è l'unico modo per dare un vero senso alla partita. Le abilità degli specialisti si combinano bene con la formula di Hazard Zone e se dovessimo tirare a indovinare, l'avvicendamento che li ha visti sostituire le classi è avvenuto proprio nell'ottica di una modalità come questa. La terza e ultima modalità è Battlefield Portal, un grande tributo ai fan storici della serie che promette di dare un nuovo significato alla parola community. Portal fondamentalmente è un gran calderone che contiene al suo interno i moduli multigiocatori di Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3, con 6 mappe, oltre 40 armi, 40 veicoli e 30 gadget provenienti dai 3 capitoli più famosi del franchise firmato da DICE.
Portal non si limita a fornire un supporto emotivo ai nostalgici di Battlefield, ma più che altro ambisce a offrire esperienze spiccatamente arcade, ispirate ai moduli di quegli storici videogiochi, grazie a un profondo editor attraverso il quale ogni giocatore può realizzare playlist personalizzabili in ogni dettaglio. Insomma, le possibilità creative garantite da Portal sono infinite, come abbiamo potuto sperimentare noi stessi creando una playlist personalizzata attraverso il sito web dedicato. Ovviamente in questo caso stiamo parlando di formule folli, ma queste sono affiancate da server interamente dedicati a esperienze vanilla dei tre videogiochi. Portal si arricchirà con il tempo, includendo nuove armi e veicoli, oltre possibilmente ad altri videogiochi della serie Battlefield, ma secondo noi il suo merito più grande è quello di permettere a tutti quanti di realizzare server privati con regole speciali. Giocato in 4K a dettagli ultra su una GeForce 3070 RTX, il gioco non è mai riuscito a mettere in difficoltà la nostra configurazione. Questo perché il titolo è molto ben ottimizzato e a fronte di un impatto grafico di rilievo, che miscela panorami mozzafiato a bellissime esplosioni ricche di particellari, le performance non sono mai crollate. A questo punto ci stiamo accorgendo che la domanda che ci siamo posti all'inizio era un po' scontata, perché in effetti c'è sempre spazio, in qualsiasi tipo di mercato o industria, per la nostalgia. Presentando una quantità enorme di contenuti, delle ambientazioni fuori scala, un'eccellente qualità generale e alcune scelte azzeccate in termini di gameplay, Battlefield 2042 è un ottimo sparatutto, principalmente perché conserva l'anima dei suoi antenati, offrendo un'esperienza apprezzabile, che semplicemente non esiste all'infuori degli studi DICE. Non esiste nulla che possa sostituire un Battlefield per chi prova o ha provato affetto nei suoi confronti e di conseguenza giocarne uno capace di ignorare i trend, che supera e sconfigge ciò che è derivativo e di moda per rimanere totalmente fedele alla sua community, è un dono da non sottovalutare.